oggi con Maurizio. Prosegui. Vai, Vai. vai tu in testa. Così ti riprendo, se no sono sempre da solo. No, dai, adesso c'è la strada, dai, non riprendo, dai. Da chi compri i legumi tu? Ah, io ho quasi tutta l'attrezzatura per la bici da gamba cicli su internet. Queste che come sono? Schwalbe, mi ricordo Racing meglio, Ralph, Racing Evo Ralph, e Performance. quelle più care direi, All'Evo, quindi. credo, sì. Quelle Quelle quanto? più protette, insomma, io ho la cosa di non voler bucare, quindi sono quelle protette anche di lato. Guarda, sono andato più figlio, guarda, perché l'Evo qua. 44, guarda, circa online. Se vai in negozio sei intorno ai 59-60 euro. C'è un amico che mi ha detto che puoi prendere sempre il Racing Ralph, non le Evo, le Performance. Sì, però sono Qualche grammo più più leggere, pesanti, pesanti. qualche grammo più pesanti, però costano intorno ai 25-26 euro su internet. Ma non avranno la protezione laterale? Io voglio la cosa super protetta. La laterale di ciclo perché fa tutta la pelle. Come lo chiama? Lo skin. La trip. Adesso sollevo dietro, la settimana scorsa, il copertone Tu sempre 26 anche tu c'hai, sì. sì. Che sai che Giovanni ha cambiato la bici e ha preso una da 27 e mezzo. E in effetti in pianura tirava come un dannato Beh, quest'estate. sì, c'è un passo diverso. Quando la cambierò mi faccio la 29, sono Ah beh, 26 e c'è. 27 e mezzo, c'è rischio. No, infatti. Per fare la 27 e mezzo allora cambi le ruote alla tua, che ci stanno comunque. Si possono mettere. Sì. L'unica cosa è che devi. Cioè non puoi mettere pneumatici troppo grossi dietro, perché sennò ti toccano. Devi fare una modifica alla forcella davanti, devi Ma no, Sì. Perché problema sa. ci È va. talmente alta, non ha Vabbè, c'è problemi questo. l'artigiano, c'è quello che vende la chiena, devi fare una modifica al ferro della forcella, qualcosa. E quindi ma io non è che a me di cambiarla non mi interessa proprio niente. La No, uso io devo dire che va benissimo. quest'anno, l'avrò usata quest'estate 10 volte, se ne parla poco. Poi se non la usi d'estate, quando arriva adesso è una stagione miracolosa, cioè bel tempo così a novembre. E questo è il bel tempo che avrebbe dovuto fare ottobre, settembre, ottobre, che è stato Qui, su invece sono riuscito ad andare senza problemi sempre. guarda, ottobre è disastroso. Visto, è ancora pieno di pozzanghere. Poi tra l'altro l'umidità della notte è bestiale. Perché ieri che sono andato giù a Portonovo Spiagge, la strada, sai che lì è praticamente tutta in ombra, la discesa e salita, era bagnata. Quindi discesa già io che ho paura, bello prudente, tranquillo. In salita, ho iniziato la salita sui pedali come faccio sempre io, tentando di spingere un attimino, slittava da morire la ruota dietro, dovuta fare sedute. E con mio grande stupore, secondo Strava, ho fatto il mio record personale. E non me l'aspettavo perché io da seduto non riesco ad andare. Ma tanto ci saranno sicurezza. Sì, però a Milano, cioè, salite. Cioè io devo arrivare nella zona di Sesto Calende e allora con un paio di varianti ho delle salitelle pedalabilissime ovviamente, però sono quel tanto per provare. Ma anche facendo pianura non è che non c'è salire per la sede perché c'è il fondo e lo stiale. Sì, però è una cosa diversa. Tant'è vero che io alla fine dell'estate, che mi sentivo in grande forma perché mi mangiavo tutte le salite qui, arrivo là, faccio un giro da 150
132 sono tornato che ero morto. Poi ti fai anche, come dire, ti abitui. 132 km so. Non sono un cazzo. Ma tutta pianura. Cioè è una roba tranquillissima. Soprattutto la pianura. Come lo facciamo? Di qui o di qui? L'anello. Come giriamo? Siamo di qua. Destra? Ma che soprattutto la pianura, essendo una posizione molto statica, mi ricordo che ho guidato sulla spalla. La pianura dipende, la grande differenza la fa a che velocità vai. Se sai che vuoi fare tanti chilometri te la prendi comoda, se fai un giro relativamente breve ti puoi concedere anche qualche tratto in cui forzi un attimino. Io questa cosa di Strava che mi ha ammazzato Strava, perché perché vedi i segmenti, cazzo, a quel punto incominci, nella migliore delle ipotesi, a dire che tempo fatto, si può migliorare, e allora la volta dopo che arrivai su quel segmento provi a migliorarti. Se poi vedi qualche amico che appena, cioè che lo puoi, è vicino e lo puoi superare, cazzo, la volta dopo vai a 1000 in quel punto. E quindi ad esempio c'è un tratto in pianura da Gaggiano ad Abbiategrasso di 7 km, quindi non è proprio breve, che ho visto il crono di il tempo di quello che mi aveva venduto la bici da strada, che è uno che insomma in bici ci va. Ed era un bel tempo, ma era, come dire, non era poi tanto distante dal mio. Allora ho provato, solo che dopo che fai, e ce l'ho fatta, però dopo che fai queste cose qui, quei 7 km ti hanno stroncato il giro, perché poi soprattutto al ritorno, cioè all'andata non te ne accorgi ancora, ma al ritorno lo senti la gamba che è cotta. Però ad esempio in quei 7 km ho fatto, sì, ho fatto in quei 7 km ho fatto 38,6 di media, che non è male. Mentre ti comunico che in una delle salite in cui ho fatto più prove per fare il tempo con la bici da strada qua, ovvero la salita che porta a Castelfidardo, quella da Osimo Stazione, quella è bella, ho provato appunto 2 o 3 volte a migliorare il tempo eccetera, ero tutto bello soddisfatto, ci ho impiegato 12,30. Ma in fondo? Da dove prende il segmento Strava. E guardando tra quelli che conosco, tu sei davanti, porca miseria. Ma quando sale magari? Che ne so. Beh, diciamo che tu, mi ricordo, c'hai il 53-39 sulla bici da strada. Poi quando faccio quella, la faccio sempre con la forza resistente, col 53 e il 21. Beh, anch'io tengo 23. sempre il quello grosso, però il mio grosso davanti è 50. Quindi, sai, guadagni. Non te ne accorgi, ma la moltiplica va di più. Qui occhio che è scivoloso. Sì, fino a un certo punto però, perché non è che si riesce a usare troppo. Mi fai fare le contorsioni, minchia. Olè.
Ecco lo specchietto. È bello quella parte di tutto così su, senti, su queste strade. Cioè, poi le vigne in questa stagione sono favolose. Io non, penso che non mi era mai capitato di vederle, non lo so perché, ma veramente sono di colori incredibili. Ho visto di verde, marrone, arancione, sì. Sono bellissimi. Poi c'è certi punti dove c'è una distesa pazzesca. Assolutamente l'inverno è comodo. Una volta sì, c'erano un po' di amici, la domenica mattina, dai. L'inverno non ce l'ha mai, vado sempre dalle parti di Osimo, Poggioriglio, Giuliani, Santa Maria. Ieri sono stato da quelle parti lì. Ieri ho fatto per la prima volta la salita di Candia. Bella dura, cazzo. Cazzo, andiamo sul tecnico qua. Porca puttana. L'erba come schizza. Cazzo, mi hai visto l'erba come bagnata? L'erba è sì, infatti. Ruote zuppe. Bagnati, sì, dai, sì. Andiamo avanti. Quindi qui siamo. Ah, siamo sulla solita strada. Sì, sì. Fatta l'altro giorno da qua. Occhio alla macchina. Andare verso il mare non conviene perché. Però si potrebbe salire da sopra. Come vuoi, guidami tu, vai. Quando vengo con te mi affido a te. A me piace il colore, però tutta questa. Anche l'ultima volta che l'avevamo fatto era veramente una saponetta la discesa. Che aveva piovuto il giorno prima in quel caso. Tanto lì è più traio, quindi andare a scendere dopo di tutti e iniziare a girare. Un po' la discesa. Penso che sia il primo sterrato che faccio in questi giorni. Questi sterrati sono abbastanza in serie. Ho visto. Parecchio. Meno male che ti ho detto che potevi usare Strava anche come windsurf. Hai visto quella traccia che ho fatto? Poi l'ho fatto in due. Ho visto, in mezzo al mare, dico, questa non è bici. E poi l'ho fatta quella. L'ho comprata quella custodia da Big Lake, che è fenomenale veramente. Poi c'è anche l'attacco. Per l'auricolare, sempre che avevo fuori per parlare. E ricordo che il giorno poi non era eccezionale, era molto educato, però è una figata. Poi è bello quando vedi dal sartello, perché vedi tutto. Lì anche lì è bello fare le riprese. Io avevo prestato la mia GoPro a Stefano, appunto, quello che poi ha comprato quest'anno l'altra GoPro. Sono venute delle belle riprese. Ma hai venduto per la 130? No. Io c'ho sempre anche l'altro lì. Che belle ste vigne, ragazzi, sono la fine del mondo. L'hai visto il mio filmato della Gran Fondo Leopardiana? Perché ho praticamente la cronaca di quasi tutto il percorso, anche se sono partito per ultimo, ho fatto il percorso lungo e ovviamente sono arrivato straultimo, perché poi fermandomi per fare i filmati e tutte queste robe. Solo che secondo me lì, già da un paio di giorni, io dicevo la gamba stanca che non spingeva più. Col senno di poi, secondo me, incominciava già a bloccarsi il cuscinetto della ruota davanti.
che poi sono rimasto. E quindi secondo me io ho fatto la gran fondo col cuscinetto che un attimino sforzava. E infatti sulle grandi salite lì di Cingoli, un cazzo, a piedi, ho dovuto fare. Saranno 4-5 anni che non vado più a Cingoli. Io sono andato solo in quell'occasione, ma devo dire è bellissimo. Bello. Fine del mondo. Che fatto? So, lì c'è il sentiero. Devo poi. Sì. Partendo da Sarpante. Sì. Vai verso Santa Maria Nuova. Proprio c'è una corsatoia che ti fa eliminare i primi 2-3-4 km di salita, quando la prendi dal fondo, quello che sottostrada. Sappanico però è dove ero ieri, a Candia, giusto? Sì, tra Candia e Uffagna. Ok, diciamo, sì. E è bellissimo, come dire. Per lì sono andato anche a Montesicuro, eh? Io abito da Montesicuro, dove si scende salito. Allora, io sono arrivato a Montesicuro, ho fatto il giretto lì dentro e poi sono tornato indietro da Sappanico. Da Sappanico sono andato a Montesicuro, una volta a Montesicuro sono tornato indietro un pezzettino che ho visto che c'era l'incrocio che portava giù poi allo stradone del Vallone. Da Sappani, da quando arrivo a Sappanico. Tra l'altro c'è uno dei miei contatti che abita. I miei contatti su Strava che ho scoperto abita lì a Sappanico, perché adesso il nome non me lo ricordo, però mi ha commentato sul giro che ho fatto ieri, dice sei passato a pochi metri da casa mia. A Barconi, Andrea Barconi. Bravo, sì. Lui è un amico, ma adesso io ho ma perché io mi ho preso praticamente, vedo tutti quelli che vanno in giro qua sulle strade, li sto seguendo tutti. E adesso c'è delle perdite che vanno qua bestiali, ma va con la bici però da strada lui, d'accordo? Lui non va mai a correre. Ah, ecco. Ma ovviamente si allena qua discretamente in strada. Perché poi ieri mi è anche capitato di incrociare uno sempre in quella zona lì con la bici da corsa, che non so se è tra i miei contatti di Strava. L'ho incrociato 3-4 volte. Una volta mi ha superato mentre stavo andando a Candia, poi l'ho rincrociato un paio di volte in senso contrario, cioè girava anche lui da quelle parti e l'ho continuamente rincontrato. Quando oltrepassi il semaforo a Sappanico, sì, che mi sono fermato, quindi ce l'ho ben presente, dove c'è la casa colorata. Fai 200-300 metri, arrivi un bivio, a destra vai a Galignano, a sinistra sì. Vai a Montesicuro. Sì. Prendi per Montesicuro, dopo altri... Tra l'altro lì a quel semaforo io mi sono fermato e ho verificato un attimino sul GPS dove ero, per essere sicuro che ero nella zona, diciamo, dove avrei voluto essere. Cioè che poi volevo andare o a Fagno o a Polverigi, infatti sono andato a Polverigi qua. Quindi dall'incrocio prendi a sinistra verso Montesicuro, sì. Circa 300 metri, sì. Sulla sinistra ci sono delle palazzine bianche a schiera, almeno la prima sulla destra. Vedi che io vi ricordavo che abitavi da quelle parti, sì. Perché avevo visto in uno dei pochi cose che hai caricato su Strava che avevi fatto, mi pare proprio la salita di Candia, cioè, o un'altra anche peggiore che c'è da quelle parti. Io parto sempre in discesa, torno sempre in salita, per forza di cose. E cazzo, quella è veramente tosta. Io tra l'altro ieri volevo fare un giretto, fare tante salite, ma nulla di troppo affaticante. Invece mi sono ritrovato quel pezzo lì che era micidiale. La prossima volta ci incontriamo magari. Anche all'asco, sai che era certo, sì. A dire dell'asco, infatti lo può porre quello io. Ci incontriamo lì poi. Il giro prima l'ho fatto dall'Aspio, sono andato su Offagna, da Offagna poi a Osimo. Dai, a me piace fare tanti chilometri, quindi che sia con la mountain bike o che sia con la bici da strada, non ho problemi in questo periodo dove non ho da fare il kayak. Non ho problemi di orari, l'unica è quando va via il sole, insomma. Tanto di resistenza ne ho. Quindi a Sorsona facciamo una cartina che porta su a Montesicuro. Prendiamo, non verso il fai la parte di Europa 2,
manca anche il pollerino a Gugliano. Sì, ecco, a Gugliano mi manca, quello lo vorrei fare. Perché non ci sono mai andato ad Agugliano. E ogni volta che mi ritrovo lì sono già, come dire, con parecchi chilometri e poco tempo a disposizione, quindi alla fine non ci vado mai. Ieri lo avrei potuto fare, il problema è che avevo... Vai, passiamo dentro, va? Sti cazzi, quant'era profonda! Dicevo, ieri c'avevo una riunione dei parenti, quindi dovevo rientrare per forza abbastanza presto. Vedi che è tutta una fanghiglia. E sì che qui è in pieno sole, quindi dovrebbe asciugarsi anche prima di altri posti. Da evitare quella del campeggio, perché lì sarà un lago. Questo ti riporta di là. È l'anello che puoi fare. Conduce al lungomare? Sì, sì. Ma è fatto. È tutta pianura. Il colore della casa di questo? Sobrio. Bene, ho visto un altro paio anche, sì. Beh, per le giornate di nebbia. Vuole essere sicuro che nessuno gli va a sbattere addosso. Esatto. Vedi, cazzo, anche qui non ci si può alzare sui pedali. O bisogna farlo con molta gradualità. No, dicevo che se ci si alza sui pedali slitta subito. Alzarsi sui pedali? Con la mountain bike non bisognerebbe farlo, e lo so. Cioè, però dici la strada che porta? Io sempre, cioè se c'è una salita io sono sempre sui pedali. E non mi stanco, ho visto che mi passa via in un attimo, posso starci 20 minuti che non me ne accorgo minimamente. Mentre se mi metto seduto sento molto di più lo sforzo. Come lo sento quando faccio tipo quelle cose che ti dicevo prima. Quei tratti a tutta, tipo 7 km a tutta, e dopo hai dolori dietro la coscia. Da un mesetto, d'accordo, faccio lo stretch che tira dietro la coscia. Io poi ho preso l'abitudine anche, ma non in bicicletta. Io il giorno dopo che mi era capitata quella dei cuscinetti che si erano rotti, cioè le gambe. Ma sono rimaste morte per una settimana, in pratica, doloranti. Ma quella al gran fondo? No, la gran fondo sì, ha fatto le sue, ma quando, cosa sarà stato, 2 o 3 settimane fa, in uno dei miei giri lunghi, ero a 55 km da Milano, quindi in totale il giro era in quel momento era da 110 circa, e lo sentivo, cioè mi sono fermato per fare pipì. Quando stavo per ripartire, controllo la ruota davanti, vedo che si muove un po'. Dico, cazzo, non è stretta bene. Allora vado a stringere bene e quando faccio per fare la prova per girare non si muove. Cioè, praticamente si era rotto il cuscinetto, quindi l'unico modo per far girare la... E se la tenevi appena stretta, fischiava da morire, forzava una fatica... indescrivibile. L'unico modo per farlo andare era tenere molle l'aggancio davanti, cioè quasi libero con la ruota che faceva così. E allora dovevi fare un bloccaggio che era una via di mezzo e che però ti faceva sforzare molto di più. E quindi lì è come farsi 55 km di salita praticamente. Poi l'ho smontata, cioè non che avessi grossi dubbi su cosa era successo, però
quando l'ho smontato, l'ho aperto, visto che c'era il cuscinetto destro che proprio non c'era più verso di farlo muovere. Non so come, cosa gli possa essere successo, come capiti una roba del genere, anche perché mi ricordo che quello che mi ha venduto la bici da corsa, in realtà quelle ruote lì lui non le usava più da tempo, perché aveva un modello più bello di ruote. Ma sai, ma tanto il cuscinetto si rompe, basta che magari ci vada qualcosa in mezzo, no? Con la pioggia magari tiri su, perché tanto è bagnato, l'umido. Capito, ma sono chiusi dentro, cazzo. E si rovina. E infatti, siccome io comunque sentivo da un po' di giri forzare una pedalata un po' non più fluida come mi ricordavo, io la prima cosa che avevo pensato era il movimento centrale, e allora avevo già comprato il movimento centrale nuovo. E dai! Sì, sì, tanto 30 euro, non è... Sì. Sì, sì. È il pezzo quello che avviti dentro, che c'ha già i cuscinetti lui. Sì, la chiave per smontarlo ce l'avevo già. Questo nuovo che ho preso quello del modello, diciamo, non lo Shimano Ultegra 6007 che è il mio gruppo, ma il 6008 che è compatibile, perché l'altro non si trova praticamente più, e che è più piccolo, e quindi per montarlo c'è o la chiave che ti danno loro in dotazione, che fino a un certo punto avviti a mano, però siccome io volevo serrarlo correttamente con la chiave dinamometrica, ho comprato quindi altri 27 euro per comprare la chiavetta giusta da agganciare alla chiave dinamometrica e serrarlo alla giusta forza, insomma. Però faccio tutto io, che è meglio. Qui non c'era anche una stradina laterale in sterrato qua, da qualche parte. Però ti sentiva a finire dopo, quella strada che ti vedo, no, quella del campetto. Ah beh, niente. Questa, da un certo momento, dove vai sulla destra, scendi per il campeggio e sbuchi il lungomare lì. Ok. Sì, sì, no, con quel tratto là. Perché qui... Ma che bello, cazzo. No, quel pezzo là è sicuramente... Quindi bagnato. Ci sono delle pozzanghere enormi. Lo so, fantastico. Comunque quelli che fanno la gran fondo sono dei pazzi. Cioè, si buttano giù in discesa. Mamma. Io bello tranquillo con la mia GoPro. Gente che vive sulla bicicletta. Io guarda, io ho visto quanto mi si è allenato. Dal 93 fino al 2011, per tanto mi allenassi, poi non è che fosse interessato, però mi allenavo da casa, 11.000, 12.000 chilometri all'anno. Buono, io quest'anno è la prima volta che ne faccio 10.000, però questi mi raccomando sempre 18, 20.000 con l'uscita, loro facevano l'uscita da 100, 120, 130 chilometri, un'altra 60. Qua poi, cioè 120 qua con le salite, mica 120 a Milano. Sì, sì. Ma qui guarda, io quest'anno che volevo fare, quando ero qua giù, un giro tranquillo lungo, che non lo trovi qua, pianura e basta. Qua comunque c'è sempre. Sì, se vuole fare un giro tranquillo in pianura devi stare sulla nazionale. È che è brutto. Dovevo andare di là o di qua? Okay. E altrimenti è una zona collinare, per cui stai sempre a scendere e salire, però devo dire che a me... Siamo di qua la salita? Sì, devo dire che mi piacciono più le salite di scelta che non la pianura. Sì, lo so, però sai, quando d'estate io vado praticamente tutti i giorni, giri più brevi perché cioè, col kayak, che è una roba e l'altra,
i giri sempre sulle due ore e mezza, quindi da un lato non riesco mai a godermela fino in fondo, e dall'altro però fai sempre salite, e col giro breve le salite sono sempre quelle, cazzo, cioè non puoi inventarti il bel giro, cioè o fai una giornata solo bici e allora ok. Più di una volta, però sì. Sì. Ma c'è un pezzo che incontri un po' di cambi. Aspetta però, da Recanati? Da Recanati io, fai tutte le mura. Io faccio di solito, vado a Montefano, da Montefano poi vado giù a Osimo, sì, mi ritrovo a Passatempo. Dopo lì c'è le macchine, sì. E lì c'è un paio di tratti dove non è il massimo, diciamo. Camion, cazzi vari. Questo stradino qua. L'Arampiconero? No, questa è la Grafondo di Castelfidardo, non era l'Arampiconero. Mi ricordo un anno, è rischioso perché prendi una bomba, sì. Ho fatto un volo. Beh, io ho visto ho i film. Ho perso tutto quello che c'avevo, 30 km, pompa che c'avevo dietro, tutto. Ma tu com'è che arrivavi nelle classifiche? Guarda, generale 20-30 massimo, dopo dipende dall'importanza delle gare. Beh, certo. Nella zona nostra ho vinto qui di categoria, secondo, terzo, ho fatto parecchi piazzamenti, 9 fossi, nella di Cingoli. Cazzo. Sono arrivato terzo di categoria, quella è una gara importante, proprio dipende, sai cosa, molto anche dall'anno, perché lì vanno in base alle categorie, l'anno che te sei più giovane di quella categoria è ovvio che certo. Infatti lì ho vinto Master 3 ero. Beh, poi probabilmente più vai su d'età e più dovresti avere facilità, perché gli avversari oramai sono sempre di meno e sono sempre più cotti se tu ti mantieni in forma. Guarda che allora le categorie sono quelli che vanno a 1000 perché appunto, e cioè lì invece ce vanno così un po' più blandamente, quindi magari nelle categorie di più anziani chi va in bicicletta è cacciato, sai cosa significa cacciato? È patito, fissato, sì. 4-5 uscite, tutte le gare le domeniche, gente che vuole evadere dalla routine matrimoniale, che fa tutte le gare, ma veramente la gente è assatanata. Sono andato a un campionato italiano, visto che a Pineto la gara è in assoluto, cade, mai fatto poi una giornata di caldo torbido. È il caldo micidiale, guarda, io ho visto le stesse salite fatte col caldo, mi mandano in crisi. Poi quando arriva il caldo proprio smettevo di pedalare, non vado con il caldo, non vado proprio. Io mi sono ritrovato invece a fare i primi giri con la bici da strada, che era un po' che io non andavo su strada con la bici da strada, fino a quest'anno quando ho preso questa qui usata, e nelle giornate del grande caldo, cioè io a Varese è difficile trovare le ruote da 26 e poi costa... No, lì c'ha tutto, c'ha come pneumatico 26, 27 e mezzo, 29, quello che vuoi. No, ma dico dai negozianti. È certo. I negozianti qui da noi fai fatica perché non è tempo, non è ordine. No, poi il negozio ti costano l'ira di Dio, no? Cioè, poi non hai la scelta delle varie tipologie. Se compri online e non hai fretta, comunque il tipo proprio che vuoi lo trovi, al limite aspetti che se lo procura, però non c'hai da perdere tempo per andare al negozio, le paghi meno, compri online. Compri il tipo che vuoi. Informare bene su quelle performance sono e se si possono latticizzare. Andrea Marconi sostiene che si possa fare. Ma puoi latticizzare tutto. Cioè, quando latticizzi ti pesa un attimino di più la ruota, perché nelle mountain bike. La tua non è latticizzata? Sì. Certo.
ogni 3 mesi ributto dentro il lattice. Ma non tutto qua latticizzare tu. Perché no? Vabbè, se sono i copertini. C'è chi latticizza anche le camere d'aria. Ho comprato una camera d'aria per la bici da strada. Uh-huh. Poi la porto quando piove. Latticizza. Ho comprato la posso fare. Una camera d'aria mi dà latticizzata. Sì, sì. La prima volta che buco me la metto su, adesso andare a smontare mi va. Sì, sì. Però comunque tieni presente che il lattice dopo un po' si asciuga, anche se non lo usi, però te ne accorgi. Cioè io vedo ad esempio sulla mountain bike quando si esaurisce il lattice, dopo un po' di giorni ti si affloscia completamente la ruota, cioè esce l'aria, perché il lattice ti la sigilla bene. Qualsiasi copertura può essere utilizzata. Ma sì. Beh, diciamo, gli unici che non dovresti, cioè non dovresti, dovrebbe essere superfluo, sono quelli proprio per tubeless, esatto. Però, cioè, se uno non gliene frega niente di avere un po' più di peso, vuole essere tranquillo che non buca, ciao, latticizza pure quelli. Cioè, tu tieni presente che io sulla bici da corsa, da strada, ho reso tubeless i cerchi che non erano tubeless in origine. Ah, sì, e li ho, esatto, e li latticizzo pure quelli, che io voglio, non voglio avere timore di bucare. Poi davanti monto pneumatico largo 28 e dietro largo 25 invece che 23, anche quello ti aiuta a tenere pressione più bassa e quindi essere più comodo, e più largo dovrebbe essere anche meno sensibile alle forature, dicono. Destra? Cioè sinistra, scusa. Tu qua quando le tieni a pressione? Allora, oggi che ipotizzavo di fare anche qualche sterrato, 2-3 davanti, 2-5 dietro, 2-5-2-6. Se invece so che rimango sull'asfalto un pizzico più alte. Beh, il pneumatico, quello da strada, lo riesco, cioè un range, soprattutto quello davanti, 28, lo largo 28, la pressione la puoi tenere tra il 4 e il 7,5, io di solito la tengo a 5,5. Mentre quello dietro è tra il range è tra il 5 e l'8,5 e lo tengo a 6,5. Sono, mi pare, a 1,7. Ecco, ieri sentivo che Fontana, Marco Aurelio Fontana, viaggia a 1,3. Sì, ma 1,3 è sotto il range che ti dice il produttore di pneumatico, cioè non c'è un pneumatico che ti dice che la puoi tenere a 1,3, già 1,7 è un po' bassino. 1,7? Sì, è la sotto, la pressione, stare, è la pressione sua, sopra, sopra, dai, è contromano, è la pressione sua, perché la minima è 1,85 di solito che ti dicono i produttori. Sì, però
come se un circuito molto, molto comodo. Forse vai con la camera d'aria a 2, 3, 2, 4, però se ribalta due, ma non buchi. Oppure con il tubo è un 6, un 7. Perché? Poco, è poco. Via, la macchina. Sì, sì, è poco, un bel po', eh. Però così la gomma è perfettamente aderente al carrello. A questo non dubito, ma cazzo è. È anche più facile secondo me che non tenga. Cioè che è tanto bassa la pressione, si può smollare perché è meno pressata sui bordi del cerchione. Basta poco per lavorare a bassa pressione. Però se hai il cerchione tubeless che aggancia bene, sì, le tue sì. Le mie, anche queste, in origine non erano tubeless, anche queste sono convertite. Quello è fondamentale, certo, questa è la base. Se c'è un cerchione non tubeless, ovvio che devi aggiungere. Però vedi, io sull'asfalto, sento anche tu, se mi tradisci, non è stabile. No, ma anch'io sento, appena abbasso un po', mi sento molto... con più grip, più tenuta, più tranquillo anche in discesa. E certo. Però rischi anche che stallona. No, non è successo. No? Io ho visto un paio qua di quelli che venivano giù a fare downhill con la ruota stallonata, completamente fuori. Sì, sì. Questi anche in telaio, non è anche non lontano. Certo. E tu ad esempio la forcella davanti poi a quanto la tieni di pressione? Ma guarda, mi aveva regolato tanti anni per il mio peso. Ma poi uno delle... Io ho visto ad esempio che rispetto alle tabelle che ti danno peso eccetera, cambia anche da forcella, da bici. Cioè io sulla vecchia mountain bike per il mio peso era giusto tenere 110 PSI, qui 100 ma anche 95 PSI, 110 non la, è troppo dura. Quando vado, io sicuramente non ho chiavi per fare questo con la tipo di lavoro, quando ho qualcosa vado dal mio. Ma sai cos'è? Sarà che a Milano è sempre difficile trovare quelli bravi e onesti allo stesso tempo, sempre dei furboni, delle cose, quindi finché posso, finché ci sono lavori che studiandomeli un attimino su YouTube e comprando gli attrezzi magari non troppo costosi, quelli posso fare io, preferisco. Può anche capitare di sbagliare, che sai, l'esperienza in queste cose conta molto. Però quando hai sbagliato una volta, la volta dopo non sbagli più.
che spettacolo! Che bello, eh? Ah, che figata! Che spettacolo, ragazzi, va, che roba, la fine del mondo, va, che bello, bellissimo, sono dei colori spettacolari. Aspetta, fa una roba, ferma, che facciamo un paio di foto. Qui è troppo bello. Aspetta, ferma. Ecco, le borracce invece due, quelle che ho nello zaino dove ho il pasto liquido e le proteine del primo pomeriggio, quelli li ho comprati da Gambacicli, perché volevo lo stesso tipo di... Cos'è che... Ah sì, certo. Lo stesso tipo di quella davanti, ma più piccola, e non si trovava al Decathlon. Dai, infiliamoci dentro una di ste corsie, possibilmente in luce. Oh, che bello, ma che figata. Che spettacolo. Spettacolare. Spettacolare, una goduta. Sei andato mai d'estate a Castelluccio di Norcia a vedere la fioritura? No, non credo. Vedi come ti vai, lì è fenomenale. È un pianoro lungo da qui, largo, da qui a Porto Recanatico, sotto come il Monte Vettore, è bellissimo. È il periodo dei primi di luglio, poi dipende anche dal periodo con il certo. Caldo, freddo. Però guarda, l'anno prossimo se continuo ad andare, perché un fotografo come te anche. Sì, sì. E poi ci sono anche dei sentieri da percorrere in mountain bike completamente in pianura. Per cui che bello. Ci possiamo portare anche Giovanni allora, vuoi dire? Sì, sì. Ma che bello, ma che spettacolo! Spettacolare, che bello, dritto giù, no? Bellissimo, queste sono ancora più belle. Thank you.
mai le foto, immagini, queste fioriture.